Più di 450 cuccioli di volpe artica sono stati allevati e liberati in natura negli ultimi 20 anni in Norvegia. Il programma di allevamento della volpe artica è stato avviato nel 2003, quando probabilmente in tutta la Finlandia, la Svezia e la Norvegia messe insieme erano rimasti solo poco più di 50 esemplari allo stato selvatico. Ora nuovi cuccioli vengono trasportati e liberati nelle montagne di Troms. È un'area in cui storicamente vivevano le volpi di montagna. Ci sono tante vecchie tane, ma sono vuote da moltissimi anni. Ora stiamo liberando le volpi con la speranza che vi si stabiliscano. Speriamo sia l'inizio di una nuova era. Il numero di volpi è aumentato lentamente dall'inizio del programma e oggi la popolazione conta circa 300 esemplari adulti in Norvegia. Ma la situazione è ancora grave. Queste volpi sono classificate come a rischio di estinzione. Storicamente sono state vittime dello sfruttamento eccessivo e della caccia non regolamentata. La pelliccia era molto richiesta. Per questo motivo è una specie protetta già dagli anni 30. Lo scorso anno sono state registrate 54 cucciolate, il secondo numero più alto dall'inizio del programma di allevamento. Oggi si stima che gli esemplari adulti di volpe artica in Scandinavia siano poco meno di 500. Ora depositeremo qui dell'urina e quella delle volpi che abbiamo in queste casse. Le farà sentire un po' a casa. Una volta libere, per massimizzare la loro capacità di sopravvivere, le volpi hanno a disposizione delle stazioni supplementari di alimentazione e alcune tane artificiali.